E beato ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Edo e oggi siamo qui in un altro post partita al secondo di giornata. Sta per finire la partita, ce l'ho qui, Bologna-Juventus, manca un minuto di recupero dei 5 assegnati dall'arbitro. La Juventus sta conducendo per 2-0. La Juventus che ha controllato la partita, non ha mai rischiato di pareggiare, perdere. Il Bologna non ha mai fatto un'azione veramente pericolosa da segnare. È la Juve che segna con Ronaldo e Dybala, Ronaldo che segna il suo rigore, un rigore dubbio, però l'ha trattenuto su De Ligt, c'è, quindi l'arbitro ha giudicato così, l'ha trattenuta, c'è, quindi non si può dire che è stata una ladrata. Il rigore è mezzo mezzo, ha deciso di assegnarlo e Ronaldo questa volta non fallisce come contro il Milan e segna l'1-0. Poi grandissimo gol di Dybala, che però, cioè, ha fatto un grandissimo gol, però il Bologna non doveva farlo tirare. Nel primo tempo la Juve come il Milan pressa, e anche se concretizza poco, tanto qui c'è una ripartenza della Juve. Comunque secondo tempo, come c'era da aspettarsi, come in tutte le altre due partite della Juve, la Juve cala. Fino al 60esimo ha fatto anche un paio di azioni, un'azione Ronaldo e anche il palo di Bernardeschi, un gran tiro di Bernardeschi, che poteva essere il primo in stagione, se sbaglio, 26 tiri in porta senza mai un gol. La Juve che poi si è spenta, si sono fatti i soliti cambi, è entrato anche Danilo che dopo aver tirato quel rigore alle stelle si fa espellere, doppio giallo, e la Juve, visto che si è infortunato pure De Sciglio, sempre terzino destro, sarà costretto alle prossime partite a giocare con Quadrado terzino destro per forza, a qualsiasi cosa devo giocare con lui, perché se no non ha un terzino. E per il resto la Juve senza difficoltà, il solito centrocampo, il solito attacco, niente di spettacolare, ecco, niente di come cosa ci aspetteremmo da una squadra con tutti sti campioni. Certo, ha giocato pur sempre bene, ha pressato, ha creato, ma non ha concretizzato tantissimo. Cioè, ha creato abbastanza, però non moltissimo. Però non è una Juve scintillante che vince 5-0 ogni partita. Comunque col Bologna 2-0. È che il Bologna, comunque il Bologna non è una squadra forte. Cioè, non ho rispetto per il Bologna, però niente a che vedere con la Juve che sta lottando per lo scudetto. Fare un gol su rigore è una perla di Dybala, per il resto ha costruito, ma non è che ha costruito tutte queste azioni che potevano essere tutte gol. C'è da concretizzare qui, ovviamente. Poi ovvio è andata bene così per la Juve, buon per loro. Bologna male, non c'era da aspettarsi con la Juve, d'altronde o uno fa la partita della vita o la Juve gioca veramente male. Stasera non ha giocato veramente male come col Milan, ad esempio. Come col Milan, ad esempio, nel secondo tempo. Quindi diciamo che se il Milan ha dato una risposta, la Juve l'ha data per metà. Perché il Milan comunque quest'anno ha diverse difficoltà, mentre la Juve... comunque la Juve è... fino all'anno scorso era tra le top in Europa, adesso secondo me non lo è più, non per cattiveria, è finita adesso la partita 2-0, non per cattiveria, ma gioco di Sarri, perché Sarri sta imponendo col suo sarrismo, ma il sarrismo la Juve non lo può fare, quindi la Juve, diciamo, si deve adattare, e la Juve non gioca bene, la Juve... non crea tantissimo, la Juve pressa, questo sì, pressa subito, però comunque deve fare di più, dico solo, deve fare di più la Juve, se vuole giocare per vincere la Champions deve fare di più. E comunque Dybala, grandissimo gol, tantissima roba, e come direbbe Lele Adani, chi non ama il mancino di Dybala ha dei problemi con i sentimenti. Ragazzi, questo post partita è finito, lasciate un bel like, e se non la pensate come me, scrivetemi un commento, se magari ho dato delle fesserie.
roba varia. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like anche agli altri video che usciranno domani. Domani faremo altri post partita. E condividete il video con tutti i vostri amici per fargli capire la qualità di questo canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bye ragazzi!